Mi scusi lei? Mi scusi lei? Com'è che ogni volta che io rifaccio il letto, appena rifaccio il letto, tu ti ci fiondi sopra? Eh? Oggi siamo particolarmente loquaci. Buongiorno, gatto Denver! Sono qua, eh? Sono qua! Ma ciao, patatone! Sì, tanti baci! Perché quando mi metto la crema mi devi sempre scartavetrare le mani? Buongiorno! Buongiorno, gatto Denver! Guarda, guarda che pancia, oh scusa, la pancia morbidosa. Sì, tanti baci, tanti baci. Scusa, ti ho scompigliato il pelo, gatto Denver. Oggi sono una rompiscatole. Oggi sono una rompiscatole. Non ti rompo mai le scatole. Non ti rompo mai le scatole. Oggi ti rompo poi le scatole. Sì, amore mio, sì. Sì, amore mio. Bravo. Bravo, amore mio. Tu teoricamente non dovresti starci sul letto, comunque te lo ricordo, tanto per. Vabbè che fai quello che vuoi, però io te lo ricordo. Oggi, come potete vedere, il tempo fa abbastanza schifo, questa è una cosa tipica, bisogna lamentarsi del tempo qui in Olanda e quindi lo facciamo anche noi. Sì, sta diluviando, non so più da quanti giorni ormai. Ecco. Anche Gatto Denver ve lo dice. Sei olandese, tu di cosa ti lamenti? Sei nato qua? Bacini, bacini, sì. Resta là comodo, Gatto Denver. E ovviamente, con un aereo che sta passando, fanno un casino. Ovviamente, salutiamo anche la nostra gatta Stellina. E come al solito la disturbiamo, lei non si presta particolarmente. Cioè, un pochino sì, gatta scoiattola. Quanto sembra una scoiattola quando alzi la coda così. Patatina, buongiorno, buongiorno. L'ho spazzolata qualche giorno fa ed ha perso tipo un gatto intero di peli. Ok, ti lascio in pace, gatta Stellina. Ciao, Bonjour mia family, benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi completamente struccata, mi sono appena svegliata, non appunto facciamo caso a tutto quello che sta succedendo perché adesso mi truccherò con voi, i capelli li sistemiamo dopo all'ultimo. Iniziamo con primer Fenty Beauty, lo sapete, questa mia combo imbattibile, non la cambierò mai. Primer Fenty Beauty, questo è il soft matte, quindi non quello super super opacizzante bianco, ma la versione un po' meno opacizzante, perché oggi sento la pelle un pochino che mi tira. Va un po' a giornate, dipende anche tantissimo come il tempo fuori, tipo se c'è tanto vento, la mia pelle è più secca, strano ma è così. E poi fondotinta rigorosamente nudissimo di Diego Della Palma, che sto di nuovo per finire, ma ne ho già prese altre due confezioni perché non posso farne a meno. Tra l'altro, ragazzi, devo assolutamente menzionarvi questa cosa perché mi state inondando. Io sono diventata tipo ufficio informazioni turismo dall'Italia ai Paesi Bassi. Adoro sta cosa perché se i miei DM su Instagram sono sempre stati pieni di domande, insomma, sulla mia vita privata, consigli per la vostra vita privata e tante domande sulla skincare, sul make-up, adesso ci sono anche tantissime domande sui viaggi dall'Italia ai Paesi Bassi e viceversa, perché con tutta questa cosa del Covid, Green Pass, eccetera, eccetera, praticamente io non ho ben capito se in Italia le informazioni siano tutte incasinate, perché mi arrivano veramente centinaia e centinaia di messaggi che mi chiedono: Nicole, io devo venire in vacanza, ho già prenotato, devo prenotare con il mio fidanzato, con le mie amiche, insomma, vatte la pesca, però la domanda è sempre quella: cos'è che devo avere? Cos'è che devo fare per venire nei Paesi Bassi? Allora, ve lo dico anche qui perché già sì, penso di dover onestamente finito. Ho due colorazioni, la 242N che però è per la mia pelle quando non metto l'autoabbronzante, adesso che uso l'autoabbronzante perché io così sono abbronzata, rendiamoci conto, 243C e spero di rispondere a tutti perché tipo se, cioè io vi rispondo anche singolarmente nei DM su Instagram, però ovviamente
quel DM lo vede solo quella persona. Invece, se le cose ve le dico in videocamera, in video, arrivo a tutti, cioè almeno a tantissimi. Quindi spero che vi sia utile. Allora, in realtà non è niente di complicato, cioè per venire nei Paesi Bassi dall'Italia, quindi da qualsiasi paese. Non so se è per tutti uguale. Comunque, per venire nei Paesi Bassi dall'Italia, l'unica cosa di cui avete bisogno è il Covid Certificate, che in Italia chiamano Green Pass. Tutto il resto dell'Europa lo chiama Covid Certificate. Non ho ancora ben capito sta cosa. Infatti, la prima volta che mi hanno menzionato Green Pass, io tipo, cos'è sto Green Pass? No, è il Covid Certificate e vi serve quello. E il Covid Certificate, perché molto spesso. Cioè, in realtà la domanda più gettonata che vi fate è: Nicole, ma io devo essere vaccinata? Basta il tampone? Devo avere il Green Pass o basta il tampone? Ragazzi, con il tampone ve lo danno il Green Pass. Cioè, non so se è molto chiara questa cosa. Praticamente, il Green Pass o Covid Certificate, che quando arriverete nei Paesi Bassi vi chiederanno il Covid Certificate, sappiate che è la stessa cosa del Green Pass. Il Covid Certificate vi viene rilasciato in tre casi, ok? Primo caso, se siete vaccinati completamente e sono passate almeno 14 giorni dalla seconda dose o dall'unica dose che avete fatto, perché appunto per essere coperti servono 14 giorni. Oppure, numero due, se avete appena fatto un tampone, quindi anche in quel caso vi danno il Green Pass, oppure se siete guariti dal Covid recentemente, adesso non mi ricordo le tempistiche, però insomma, se avete ancora gli anticorpi, anche in quel caso vi viene rilasciato il Covid Certificate. Quindi se fate il tampone, comunque ce l'avete il Green Pass, ok? È importante questa cosa. Poi, naturalmente, se siete vaccinati, una volta, cioè potete partire e ritornare a casa sempre con il vostro Covid Certificate e non dovete fare nulla. Se invece non siete vaccinati, ma fate il tampone per ottenere il Covid Certificate, dovrete poi, ovviamente, una volta che scade, perché non so quanto è valido il tampone, 48 ore mi sembra, da quando sono vaccinata non faccio più tamponi, quindi non so. Quindi, in quel caso, poi prima di tornare in Italia dovete rifare il tampone qui per appunto in modo da riottenere il Covid certificate e basta. Questo è quanto. Non ci sono quarantene di nessun tipo, quindi per questo non fatevi problemi. E le restrizioni qui, ragazzi, c'è appena stata la conferenza stampa, se non sbaglio ieri, sono cambiate un po' di cosine, niente di che. In realtà qualche mese fa avevano tolto la distanza di sicurezza di 1,5 metri da una all'altra persona, che purtroppo adesso hanno reintrodotto. Mi fa molta tristezza questo in realtà, ma cerchiamo di essere comunque, di vederla in modo positivo, perché veramente le restrizioni che abbiamo qui sono nulla in confronto a quelle che hanno avuto in tutti gli altri paesi, quindi non ci possiamo lamentare. E oltre a questo, hanno reintrodotto l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, perché qui non c'è mai stato obbligo all'aperto e hanno tolto l'obbligo nei luoghi chiusi qualche mese fa, adesso l'hanno reintrodotto purtroppo, ma non ho capito perché dicevano che chi è vaccinato o chi ha il Covid certificate in realtà non deve avere la mascherina al chiuso, quindi questa cosa non mi è ben chiara. Ma da quanto ho capito, no, in realtà devono averla tutti. E rimane obbligatoria nei luoghi. Mi sono messa il fondotinta per 1 ora e mezza. E rimane obbligatoria nei mezzi pubblici, quindi treno, tram. In realtà Uber e taxi non ce l'hanno mai gli autisti, cioè proprio mai. Però sì, teoricamente, appunto. Nei trasporti pubblici e nei luoghi chiusi. In ogni caso, se avete domande, scrivetemele sempre su Instagram, che poi io cerco di rispondervi, cerco di farvi sapere che molto spesso, tipo quando mi fate queste domande turistiche, a volte neanch'io so rispondervi perché tipo le cose cambiano talmente in fretta che è veramente difficile starci dietro, tipo prima di viaggiare ogni volta mi devo fare mille ricerche per essere sicura perché ogni volta cambia tutto. Però sì, insomma, niente di particolare. E qui ovviamente anche per entrare, come in Italia, per entrare nei ristoranti,
nei bar, caffè, eccetera, eccetera, vi serve, discoteche, vi serve il COVID certificate. Comunque, mia family, oggi sono molto emozionata, numero uno perché tra pochi giorni è il mio compleanno, il 14 novembre ogni anno, e così, tipo, quando siamo ad ottobre, io dico, boh, tra poco è il mio compleanno, però ci vuole ancora un po', poi ogni anno Halloween, primo novembre, e io, oh mio Dio, manca una settimana e sei giorni al mio compleanno, oh mio Dio, non ci posso credere, quindi oggi siamo il 3 novembre, oddio, siamo il 3 novembre, quindi mancano 11 giorni ufficialmente al mio compleanno, che è il 14, e oggi ho deciso, visto che è un ottimo giorno per fare shopping il mercoledì, ho imparato che non devo fare shopping di sabato ad Amsterdam, venerdì, sabato decisamente no, perché c'è la ressa dei turisti, sembra che tutti i turisti vengano soltanto nel weekend. E quindi ho deciso di non voler fare più file chilometriche. Quindi, discorso shopping, mio compleanno, perché? Perché voglio andare a fare un saltino, e ci andremo assieme, da Chanel per vedere, perché ci sono diverse cosine che ho visto che mi sono piaciute tantissimo, e come sapete non può essere un compleanno per me se non mi faccio un autoregalo da Chanel, cioè ormai è tipo una tradizione. Avevo quasi pensato di andare a Parigi, però il tempo è un po' una schifezza e ho tantissimi lavori da fare, quindi non era proprio il caso di staccare, però ho pensato di andare a Parigi per fare shopping, ma appunto ho le boutique, ho tutto quanto qui, e anche se in realtà ancora ce l'ho un po' in testa sta cosa di andare a Parigi in giornata, non lo so, potrei anche farla questa pazzia, io sono un po' impulsiva a volte con queste decisioni, però oggi intanto andremo a fare shopping qui da Chanel, voglio andare a vedere se trovo le cosine che ho visto sul sito, in particolare questa cosa ve la spoilero perché tanto non sarà comunque l'unica cosa che acquisterei se le trovo, c'è un choker, ragazzi, non voglio darvi troppi spoiler perché poi magari andate sul sito capite, però c'è un choker piccolino ma colorato che mi ha fatto impazzire, è disponibile in due combinazioni di colori diverse e spero di trovarli entrambi in modo da poter scegliere, però sono entrambi molto adatti come colori alla mia carnagione, alla mia stagione, visto che va così tanto l'armocromia adesso. E poi naturalmente ci sono altre cosine che ho visto da Chanel che devo vedere appunto se trovo, e mentre volevo darvi l'aggiornamento sul calendario dell'avvento, ragazzi, quando è uscito, allora, il fatto è che io ho tutti i contatti che ho, ce li ho nelle boutique Chanel, quindi boutique di abbigliamento, borse, scarpe, eccetera. Non ho però contatti nelle profumerie, perché non è mai stata una cosa di cui ho avuto bisogno, tant'è che non è mai uscito nessun calendario dell'avvento da Chanel. Quest'anno è uscito, io ero pronta sul sito in modo da acquistarlo. Vado a dormire, non era disponibile, mi sveglio la mattina, è sold out. Quindi non si è ben capito se è mai stato disponibile sul sito Chanel, e purtroppo non ho potuto in nessun modo, da tutte le boutique, io ho contatti con un sacco di boutique Chanel in Europa, in ogni paese tipo, però appunto non erano profumerie, quindi non era disponibile. Sono andata quindi nella profumeria Chanel più vicina qui a casa mia, al centro commerciale, e mi hanno detto di aver ricevuto tipo 10 pezzi e che se li hanno venduti tipo in un giorno, e che nemmeno loro sanno se ne riceveranno altri. Ma mi sono messa in lista, ragazzi, sappiatelo, sono quinta, quindi se gli dovessero arrivare altri calendari dell'avvento Chanel, penso che almeno 5 gli arriveranno, e quindi io ci sono. Però siccome non si sa se ne arriveranno altri oppure no, io purtroppo non so se riuscirò ad accaparrarmi questo calendario dell'avvento che, uno, volevo tantissimo per farvi il video, me l'avete chiesto in tantissimi, devo fare anche altri video con i calendari dell'avvento Charlotte Tilbury, Miss Soma, gioielli, Lancome, ragazzi, che devo spacchettare con voi, però dovevo assolutamente avere anche quello Chanel e appunto, speriamo, incrociamo le dita, ma non solo per farvi il video, anche perché onestamente mi sono innamorata di questo calendario dell'avvento, ho visto alcune cosine, accessori, mini, vabbè, impazzisco, quindi ragazzi, non è detta l'ultima parola, incrociamo le dita, sto facendo il possibile, ho cercato di contattare il contattabile veramente, ma è complicatissimo, però appunto
Ci riusciremo? Non lo so, però ci sto provando in tutti i modi, ok? Quindi speriamo, speriamo, mandate energia positiva se volete il video. Nel frattempo, ok, trucco quasi fatto, trucchiamo gli occhi e poi sono pronta. Ok, make-up completo, appunto non ho messo ombretti, ma solo tanto, tanto mascara. Ho utilizzato questo di Maybelline che come sapete amo, è lo Sky High e fa delle ciglia lunghissimissime, ragazzi. Come al solito ve lo dico, sto utilizzando sempre i sieri per le mie ciglia, me lo chiedete in tanti, e non sto facendo più la laminazione da quando uso Revitalash sulla base delle ciglia e Hairburst sulla lunghezza, ed è un combo che appunto su di me, cioè ragazzi, queste ciglia sono pazzesche, non sono assolutamente le mie ciglia naturali, tutto merito dei sieri, quindi sì, non sto facendo più la laminazione, ma abbondo tanto di mascara. E poi invece sulle labbra ho utilizzato un ossetto che non utilizzavo da tanto ed è di Urban Decay ed è si chiama Back Talk il colore. Insomma, se mi seguite da un po' lo conoscete perché lo amo sia in versione stick che in versione liquida ed è un bellissimo rosa violetto. La felicità, ragazzi, appena suonato il postino mi è arrivato un nuovo pacchetto d'Ava e me, vi faccio vedere tutte le cosine, anzi adesso le spacchettiamo assieme. Io amo questo brand, sapete che io amo le fragranze per la casa, le candele profumate, queste mi fanno impazzire. Ah, e prima di farvi l'unboxing, tanto per farvi vedere quanto io ami effettivamente queste candele, questa è una delle mie preferite, che è Tulum Mexico, che come vedete sto per finire ed era gigantesca, cioè enorme, ragazzi. Ma quello che mi piace di queste candele, hanno delle profumazioni talmente particolari e cioè, è impossibile da descrivere. Mi piace tantissimo anche che riconducano, poi ogni candela riconduce ad un luogo diverso e ti vengono proprio in mente i paesaggi. Appunto, è bellissima sta cosa. E appunto potete vedere quanto ho già utilizzato di questa candela, e siccome sto per finirla, sono strafelice di averne delle nuove, ragazzi. Ed eccolo qui l'unboxing. Adoro, perché adoro in particolare le candele grandi, ragazzi. Io non sono brava a descrivere questi profumi, ma sono le candele più particolari che io abbia mai trovato. Hanno proprio dei profumi che riconducono a quelle zone, a quei paesi. È incredibile, ma è così. Tipo questa è Bruxelles. Oh mio Dio, sa di dolcetti, di waffle, sa di waffle, di caramello. Mamma mia, ragazzi, cioè io sto impazzendo. Poi c'è questa Persia. Anche questa, mio Dio, buonissima, oddio, un po' speziata, dolce ma speziata, cioè no, vabbè. Questa piccolina Bordeaux. Sono anche molto molto belle da avere in casa, perché fanno una bellissima figura. Ma vabbè. No, vabbè, ragazzi, adoro, adoro, questa è buonissima. Poi abbiamo Scandinavia, Norway. Wow. Oddio, impazzisco. E poi c'è Vienna. Vienna sa tantissimo di caffè. Ah sì, infatti ci sono adesso li vedo, ci sono i chicchi di caffè, sa proprio tanto tanto di caffè. Mamma mia, se vi piace il profumo di caffè dovete prendere questa, cioè oh mio Dio, sembra proprio il profumo del bar di quando mia mamma faceva il caffè la mattina a casa. Una cosa molto importante da sottolineare riguardo queste candele, che sono più uniche che rare, perché sono candele 100% vegane, contengono solo ingredienti naturali, quindi le altre candele normalmente non sappiamo bene che cosa contengono, almeno io non lo so. Queste invece appunto sono fatte 100% da ingredienti naturali, quindi sappiamo anche quello che respiriamo in casa. E ragazzi, provatele, hanno un profumo indescrivibile. Io non sono brava a descrivervi i profumi, ma una cosa ve la posso dire, dopo che le ho testate, come avete visto, a lungo, perché quella candela gigantesca dura tantissimo, è un profumo che non è troppo forte, nel senso che dà la nausea, però si sente molto anche in ambienti molto grandi. Io detesto le candele profumate, che magari sono gigantesche, quando le annusi hanno un profumo buonissimo, però poi le accendi e il profumo non si sente, o si sente solo
quando siamo nei pressi della candela vicini, con queste, ragazzi, il profumo si cosparge, si dice si cosparge, mi vengono sempre i dubbi, comunque si sente in tutta la casa, anche negli ambienti grandi, appunto, mi piace il fatto che so che cosa contengono, cioè so che non contengono schifezze. Come sapete, è da un po' che lavoro con Ava & May e sono molto felice di lavorare con un brand così serio, e naturalmente anche oggi ho un codice sconto per voi. Piccola parentesi, non ci guadagno mai nulla se usate i miei codici sconto, perché mi viene chiesto spesso e la risposta è no. È una scelta che ho fatto agli inizi del mio canale e non voglio assolutamente guadagnare nulla sui codici sconto, proprio solo un codice che vi do nel caso voi voleste provare queste candele, penso che possa tornare sempre utile. Il codice ve lo metterò qui in sovraimpressione, è makeup50 e vi dà, ragazzi, il 50% di sconto, quindi pagate tutto la metà senza minimo di spesa, e vi lascerò il link al sito di Ava & May qua sotto nel box informazioni. Non è semplice scegliere quale di queste candele affiancare all'altra che sto per finire, perché sono troppo impaziente di provarle, e volevo in realtà provare subito Norway, che è una fragranza molto pulita, molto fresca, però d'altra parte c'è Bruxelles che sa di cioccolato, no, sa di waffle al caramello, sa di dolcetto e sa anche tanto di autunno, di inverno, mamma mia! No, penso che sarà proprio questo, cioè io vi giuro mi fa venire fame, quindi decisamente, decisamente lei. Che tra l'altro non penso che avrò neanche la pazienza di finire l'altra, perché voglio troppo troppo accendere questa, è tipo, oh mio Dio, ok, anzi la lascio aperta. Altro trucchetto, se le lasciate aperte queste candele profumano comunque un pochino, naturalmente niente a che vedere se andiamo ad accenderle, però mi piace comunque lasciarle così aperte, perché si sente comunque la fragranza, mi piace. Outfit di oggi ve lo faccio vedere qua, che in corridoio è già praticamente buio. Ho il cappotto teddy coat marrone, super morbido, super comodo, super caldo, e poi sotto ho questo maglietta cardigan che è molto ampio, quindi spesso lo lascio cadere sotto la spalla, che ho preso su Shein, ne ho presi diversi così colorati, ne hanno parecchi e sono bellissimi secondo me, un po' per illuminare queste giornate grigie. Ho abbinato il top colorato alla borsa Chanelina colorata, questa è l'ultima che ho preso, mi sa, sì, l'ultima che ho preso, quella che ho acquistato a Dubai, e poi jeans, non si vedono benissimo, sono skinny jeans che io continuo ad amare anche se sono super out, e poi le mie sneakers di Gucci, anche queste con dettaglino rosa, così coloriamo un po' queste giornate. So this is my outfit for today, and if you don't like it, then leave. Lo so, guardo troppo TikTok. Ciao! Passo davanti a questa finestra praticamente ogni giorno e c'è sempre questa gattina lì che dorme. È cresciuta tantissimo, mi ricordo quando l'hanno presa, era piccola piccola, la vedo sempre sempre qua, ma oggi appunto fa la nanna, Micia. Io amo, dovrei fare una rubrica tipo su Instagram, i gatti nelle finestre di Amsterdam, perché quanti ne vedo, bellissimo, quanto è bella Amsterdam, adoro troppo fare le passeggiate e godermi questo spettacolo stupendo. Da quando abito ad Amsterdam ho notato, no, in realtà da quando abito in centro, perché quando abitavo fuori centro non conoscendo così bene, invece da quando abito in centro evito tutte le zone, le vie più turistiche, quindi tipo, ma semplicemente perché ci metto tantissimo poi a passare, perché è strapieno di gente, quindi prendo tutte le vie laterali, tutte le scorciatoie che probabilmente i turisti non conoscono. E mi fa ridere perché poi quando mi dite Nicole, io sono stata ad Amsterdam, ti ho cercato ovunque, non t'ho vista. Probabilmente per questo, perché cerco sempre di non passare nelle zone, no problem, tanto turistiche e tanto affollate. Vabbè, uno per ovvi motivi, Covid eccetera, che non, insomma, in ogni caso, però due perché appunto faccio prima, quindi dovete passare anche per le zone meno trafficate, ragazzi, magari mi beccate in qualche via secondaria, tipo. Comunque sto impazzendo perché vorrei troppo andare da Starbucks, però ce ne sono tantissimi
e non ce n'è uno lungo la strada, anzi sì, uno. In realtà faccio una piccola deviazione, vado nella zona super turistica, però potrei andare da Starbucks, ammesso che ci sia quello che voglio io, perché spesso finiscono il peppermint flavor, la menta, e quindi devo vedere, però ho troppo voglia di un white chocolate mocha con la menta. Questo paesaggio autunnale mi fa impazzire. Gli alberi hanno ancora poche foglie. Ormai, come potete vedere, qui l'autunno è un po' più avanti rispetto all'Italia, fa un po' più freddo. Lì c'è la chiesa gotica che io adoro, non mi ricordo mai il nome, ma è stupenda, sembra un dipinto. Wow. Siamo direttamente sotto la chiesa. Bellissima e gigantesca. E adesso battello, che bello, mi manca fare un giro in battello. E adesso siamo quasi arrivati, vedo l'insegna di Starbucks, la vedete? Non credo, sta là però. E qui è dove inizia il mercato dei fiori, super turistico, sicuramente lo conoscete. No vabbè, me ne sono resa conto in questo momento, deve essere nuovo, ho appena visto che qui hanno aperto Victoria's Secret e sembra anche bello grande. Che figata. Sì, molto bello lo store, c'è di tutto e sta proprio di fronte al mercato di fiori. Se venite ad Amsterdam lo vedete, era ora che aprissero Victoria's Secret in centro. Poi tutte le decorazioni natalizie, già vogliamo parlarne. Finalmente Starbucks. Hanno sempre un sacco di cosine buonissime, sia salate, che però non impazzisco per quelle salate ma per quelle dolci, sì, decisamente. E questo è il menù autunnale, se riuscite a vederlo. Finalmente ragazzi, dopo un'attesa lunghissima mi sono dimenticata di dirgli che non volevo la panna montata, ma fa niente. Iced, allora, large, non mi ricordo mai com'è, 20 mi sa quello grande, iced white chocolate mocha con menta. Ah, adoro. Ok, è successa una cosa che non mi aspettavo ragazzi, ma c'è la fila da Chanel anche di mercoledì adesso, non ho ben capito che cosa stia succedendo, forse tutti vanno a fare i regali per Natale, non lo so, però c'è la fila. Hi. Hi. Odio quando la gente mi fissa senza motivo. E quindi io saluto. E quindi adesso sono qui in fila e non so se riuscirò ad entrare perché chiudono prestissimo. Ma visto che sono cliente, adesso proverà a vedere se la mia SA è libera. Magari mi fanno entrare, non lo so, però mi sa che non è sicuro perché la fila è bella lunga e dovrò stare qui tipo un'ora. Nice. Se volete godervi un po' la vetrina, non c'è tantissima roba da vedere, ma due outfit, niente di che e niente borse. Fantastico essere clienti perché è uscita la SA e mi ha fatto saltare tutte le file, sono entrata con tutta la gente che mi guardava un po' male, tipo, però se sei cliente di solito fanno così perché cioè ti conoscono e quindi insomma hanno un servizio veramente molto personale qui da Chanel, quindi mi hanno fatto sedere qua e adesso sto aspettando un po' d'acqua perché veramente sto morendo di caldo. Gli ho fatto vedere un sacco di cose che ho selezionato dal sito e adesso aspettiamo. Anche se sono dei semplici bicchieri di carta, per me sono bellissimi comunque. Acquisti fatti, regalini presi e come al solito lo sto già finendo, ma champagnino di rito per festeggiare. Super contenta, come potete vedere i regali sono due, ho chiesto borse senza logo perché devo fare un pezzo a piedi per la città e non mi sentivo tanto sicura e tranquilla con i loghi giganteschi con la scritta Chanel, quindi non c'è la scritta, non c'è la camelia, però mi sento più tranquilla. Questa è la box che potete vedere. Ta-da, i miei autoregali per il mio compleanno. Adoro. Prima passando, visto che qui c'è lo stand dei dolcetti natalizi dell'Holy Bollen, che è lì, voglio andare assolutamente a prenderle. Eccolo lì! Cioè, io adoro tutti questi addobbi natalizi, lo so che siamo i primi di novembre, è assurdo, però adoro. Obbligatoria ogni anno prendere le Holy Bollen in questo periodo, iniziano.
ci sono sia farcite con i canditi che semplici. Che buono. 3-2 olibollen semplici con lo zucchero velo che mi papperò a casa. Frattempo passeggiata, mi guardo, ammiro tutte le lucine natalizie, troppo belle. Anche in questo caso evito tutte le strade super turistiche, sarebbe là, e faccio la passeggiata da questa parte piuttosto lungo i canali per tornare a casa, che sì, sono un po' bui, molto silenziosi, ma le passeggiate lungo i canali sono le mie preferite. Voglio dire, guardate che meraviglia, le lucine sui canali che si riflettono nell'acqua, i lampioncini e le casette così belle che sembra di essere in una fiaba. Io sono innamorata di questa città. I miei capelli con l'umidità si increspano e diventano un cespuglio. Comunque mi è capitato per l'ennesima volta di assistere ad un quasi incidente con le biciclette, quindi mi preme molto dirvi che se venite ad Amsterdam in vacanza, il mio consiglio è sempre quello di non prendere le bici, ma di noleggiarle solo se volete farvi un giro tipo al parco. Però non vi consiglio di prendere le bici e girare per la città, perché qui la bicicletta è vista come un mezzo di trasporto vero e proprio e bisogna saperla guidare, bisogna conoscere le strade, soprattutto le regole. È molto pericoloso perché tantissimi turisti, la maggior parte, e riesco a capirli perché le piste ciclabili sono dello stesso identico colore spesso della strada, quindi è difficile riuscire a distinguerle, ma molto spesso ci sono i turisti che camminano sulle piste ciclabili ed è pericolosissimo perché tu arrivi ad una certa velocità, oppure i turisti che appunto noleggiano le bici però non sanno bene come si guidano qui ad Amsterdam, non tengono la destra, non sanno che appunto le regole non regole che abbiamo qui, quindi è molto pericoloso. E ne ho visti di incidenti, purtroppo non gravi per fortuna, la maggior parte, perché appunto in bici, però ecco, io vi consiglio piuttosto di girare a piedi piuttosto che in bicicletta, a meno che voi non conosciate bene la città e non sappiate bene come si guidano qui le bici, appunto, perché non è vista come una cosa, come un gioco. E sì, questo è il mio consiglio, perché è pericolosetto, ecco. Voi non immaginate quanto io mi stia godendo questa passeggiata e tutte le passeggiate che faccio ad Amsterdam. È bellissimo. Cioè, guardate che meraviglia. Si vedono anche le stelle. Tornata a casa, posso farvi vedere un pochino meglio, senza darvi nessuno spoiler naturalmente, perché dovrete vedere il video dedicato ai miei regali di compleanno, che sarà online, perché su Instagram avete detto in tantissimi di farlo, quindi questo è il primo pacchetto, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Mi hanno messo anche dei campioncini, adoro, e secondo pacchetto, vedo che mi hanno messo anche la bag, ta-ta-ra. Eccola qua, e all'interno altra scatolina, ma basta spoiler, il resto lo vedrete tutto appunto nel video dedicato. Adesso, prima cosa, devo assolutamente dare la pappa a questi gattoni super super affamati, insomma, esagerano sempre particolarmente, e specialmente Gatto Denver esagera, sembra che non mangi da, non lo so, da 3 giorni. Addirittura, mamma mia, ma quanto sei dramatic, sei una drama queen tu. Sì, lo so, adesso ti do la pappa. Gatta Stellina, notare, niente, niente, tu sì che sei brava. Ciao patatina, ciao patatina, ciao patatina bellissima, ciao patatina, sì pagliaccetto, sì sì. Sì, sì, tu devi essere sempre protagonista, sempre in mezzo lui, geloso che non sei altro. La pappa morbida l'avete già fatta stamattina, quindi adesso crocchette. E non ve ne do tantissime perché dovete stare a dieta. Ve l'ha detto il veterinario che siete gravi. In realtà sono tantissime, gliele toglierò. Vai a fare la pappa, amore mio.
Sì, lui, Gatto Denver è un po' particolare, non lo vede che... Gatto Denver è là! Amore, è là! Sì, amore, oddio, Denver, tu sai che sei speciale per non dire altro. Amore, è là! Guarda, vai, vai là. No, amore, là! Là, amore, sì, bravo, fai la pappa, bravo. Dio mio, Denver, quanto sei tonto. E adesso, finalmente, se mi conoscete da un po', sapete che la prima cosa che faccio quando torno a casa, vabbè, dopo aver sistemato i gatti, naturalmente, che altrimenti non danno pace perché sono così chiara. Ok, avevo alzato l'ISO per sbaglio, ragazzi, scusatemi, ok? Prima cosa che faccio dopo aver sistemato i gatti, devo assolutamente togliere tutti i gioielli, quindi orecchini, bracciali, anelli, tutto, 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 collana, tutto, e mettermi in pigiama, perché proprio, cioè, non riesco ad uscire senza i miei accessori, però non appena torno a casa non riesco a stare a casa con i miei accessori, devo togliere tutto e mettermi super comoda. Voilà! Pigiama comoda in tuta, in realtà, non pigiama. Gatto Denver, come al solito, cioè, ha mangiato la pappa là, ma non mi dà pace. Ma io lo so che tu vuoi giocare. Gatto Denver, io ceno e dopo giochiamo assieme. Ok, e dopo giochiamo assieme, promesso. Amore mio. Ok. Per cena, in realtà, il mio frigo è mezzo vuoto. C'è tanto alcol e poco cibo. E pensavo di fare stasera questa zuppa che è alla zucca e al cocco. E mi sembrava un po' azzardato come abbinamento. Invece, zucca e cocco è buonissimo. Dovete assaggiarlo. E, anche se questo prodotto, ovviamente, in Italia non c'è, è del supermercato olandese. Però, se vi capita, zuppa, appunto, zucca e cocco, buonissimo. E lo so, non è niente di figo, però, con il freddo che c'è, mi va tantissimo, di mangiare una zuppa calda. Mentre mangio, mi guardo una puntata di Midnight Mass su Netflix che vi ho consigliato nell'altro vlog. Se siete amanti dell'horror, thriller horror, Stephen King, non fatevela scappare. E il problema è che una volta che finisco, perché mi mancano pochi episodi, una volta che finisco Midnight Mass, non so più che cosa guardare su Netflix. Quindi vi prego, c'è sempre quella sensazione di malinconia, tristezza mista a vuoto quando si sta per finire una serie TV e non ne ho altre, quindi non so poi veramente che cosa iniziare a guardare, ma da quando è finito Squid Game c'è un po' questa tristezza. Fino a quando non esce un'altra serie TV bella, 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 c'è un po' quella tristezza. In realtà, appunto, Midnight Mass mi è piaciuta tantissimo, però Squid Game era un livello più alto, quindi se avete consigli, vi prego, datemeli nei commenti su una serie TV figa o su Netflix o su Amazon Prime, perché ne ho seriamente bisogno. Penso che di avere ancora tipo un episodio di Midnight Mass e poi non so che cosa guardare. Quindi, ragazzi, io adesso mangio, mi guardo la mia serie TV e poi mi metterò subito al montaggio di questo video perché devo svegliarmi presto domani, quindi non posso stare tutta la notte al montaggio, che di solito non ve la menziono questa cosa, ma io di solito inizio i montaggi tipo alle 11, 11 e mezza nei vlog, quando vi saluto, vi do la buonanotte e poi sto dalle 2 alle 3 ore e mezza al computer a lavorare, per oggi devo iniziare presto. Quindi mia family, io vi saluto qua, spero che sia stato abbastanza lungo questo video perché spesso mi dite Nicole devi farli più lunghi, quindi non so mai quant'è la lunghezza perfetta per voi per un vlog, ma spero vi sia piaciuto questo video. Io vi mando un bacio gigantesco, mia family, e come al solito lo so che faccio meno video, ma l'abbraccio finale non può mancare mai. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E ci vediamo al prossimo video. Bacio grande, ciao.